Mi sono candidata per fare l'astronauta perché mi ha sempre affascinato lo spazio, fin da quando ero bambina mi ha affascinato, però non è che pensavo di avere l'opportunità di fare l'astronauta perché in Australia non c'era un programma per mandare gli umani nello spazio, non c'è ancora neanche oggi. Però 8 anni fa mi sono trasferita in Italia. E un paio di anni fa ho fatto un anno intero in Antartide facendo delle ricerche sui cambiamenti climatici, ad esempio. Ed è un'esperienza molto simile a quella che fanno gli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale, ad esempio. Quindi in quel momento ho deciso di fare domanda per diventare astronauta. Cioè, mi hanno chiamato quando stavo tornando dal lavoro, stavo andando in bicicletta, ho sentito una chiamata. E pensavo di non rispondere, però ho visto che era un numero francese e sapevo che mi avrebbero chiamato dalla Francia, quindi mi sono fermata, ho risposto ed è stato il direttore generale dell'ESA, dell'Agenzia Spaziale Europea, che mi ha detto che ero stata selezionata per fare l'astronauta come riserva. In quel momento non mi ha detto se ero riserva o astronauta di carriera, però ero molto emozionata. Il lavoro al Consiglio Nazionale delle Ricerche, soprattutto all'IMM, sicuramente mi ha aiutato, assolutamente mi ha aiutato a seguire questo percorso perché ho imparato tante cose tecniche, ma anche come ci si muove nel mondo della ricerca. Eppure è stato il CNR che mi ha dato l'opportunità di andare in Antartide e di fare un paio di progetti nell'ambito dello spazio. Ad esempio, ho fatto 2 voli parabolici per testare dei materiali che ho fatto qui all'IMM. E adesso, questa è la prima volta che l'Agenzia Spaziale Europea ha una riserva di astronauti. Quindi non è completamente chiaro cosa succederà, però il direttore generale ha detto che siamo tutti astronauti, quindi aspetto la possibilità di una missione in futuro e a quel punto comincerò con gli addestramenti e spero molto di poter andare nello spazio. Questa selezione è stata un importante passo avanti per le donne, perché la scorsa volta che l'ESA ha fatto le selezioni, molti anni fa, c'è stata solo una donna, la nostra Samantha Cristoforetti, tra 7 astronauti. Questa volta invece nella classe di 17 persone siamo quasi la metà. Quindi è bellissimo, sono molto contenta, pure nelle mie ricerche al CNR ho l'opportunità di parlare con i bambini, con i ragazzi, dell'importanza di fare STEM per i ragazzi, soprattutto le ragazze, di fare delle carriere nella scienza e nell'ingegneria. Sì, adesso sogno una missione, in futuro magari anche la Luna, però per adesso, cominciando dal basso, sogno di cominciare gli addestramenti. Io ho fatto tante cose diverse nella vita. Come ho detto, non pensavo di diventare astronauta, però ho preso delle opportunità quando sono emerse e mi hanno portato qui. Quindi non è che c'è una strada da fare, ci sono tante strade che possono arrivare al punto in cui vorreste arrivare. Io direi ai giovani di fare quello che vi piace fare, sognare in grande e fare tutte le esperienze che vorreste fare, fate tutto quello che vi piace fare e alla fine arriverete dove vorreste andare.